so se avrete letto i giornali, le notizie, la cronaca nera, i necrologi. Il chimico Trevor è deceduto ieri al proprio laboratorio, dicono a causa di una non meglio precisata esplosione di polveri piriche. Addirittura l'abitazione con una catena stipata di barili d'olio di balena ha preso fuoco come un fiammifero. E pare che abbiano dovuto chiamare l'intero villaggio perché facessero una catena umana con i mastelli d'acqua a evitare che il resto delle abitazioni prendesse fuoco. E poi cosa ti raccontano? Era nato da un padre orfano e una madre a sua volta figlia di una massaia e di un atleta, uno di quei vecchi uomini che facevano la maratona dei greci, e di quegli uomini che avevano sposato una donna per avere bisogno, secondo me, di qualcuno, insomma, che gli facesse da mangiare la sera e forse che svuotassero un pochino, ma sì, dai, che svuotassero le palle la notte, a quello serviva. E questo povero ragazzo, suo padre è un dirigente del giornale, proprio di questo giornale, e sua madre che lavorava alla Linotype, quelle macchine che producono tutte queste copie. E poi ancora, si era chiuso nel proprio laboratorio dopo che era andato all'ufficio del paese a brevettare la sua macchina, un generatore di impulsi pizzorombo elettro raddrizzo curvanti. Disse: una macchina che legge nei sogni della gente. E non gliel'hanno accettata. Ci è rimasto male. Addirittura dice: nel passato era stato coinvolto nelle indagini relative alla morte sospetta del primo fidanzato di Dora Williams, quell'altra signora che mi ha fatto parlare tanto. E adesso si è portato il segreto nella sua tomba. E mi piace ricordare questo mio amico e ricordarlo che ha lasciato un segreto anche a questi giornalisti. Quando raccontava di suo padre, quest'uomo su un divano, perso su un divano, e di sua madre a lavare i lavandini, pulire il pulito e lavare ancora, ricordarsela aprire un flacone di disinfettante dietro l'altro. E allora un giorno disse che prese una camicia che non aveva lavato per un mese e ci aggiunse dei germi, come dei germi di qualche sostanza misteriosa. Ne aggiunse pochissimo, doveva avere uno strano odore, lo mescolò, poi lo tenne sul sudore. Disse che lo chiuse in un cassetto, nello stesso cassetto dove i ragni avevano fatto il nido. Aspettò un mese, e dopo quel mese cominciarono a nascere i topolini. Erano nati da queste spezie, e da quel momento perse l'interesse per gli uomini. E sì, perché solo un chimico può dire, e neanche sempre, che cosa uscirà dal mescere i solidi con i liquidi. E diciamoci la verità, chi può dire cosa capiterà mescolando uomini e donne? E che figli ne usciranno? Prendete Panthier, suo padre, e la sua sposa. Come diceva il mio amico, buoni in sé, ma l'un l'altro nefasti. Un ossigeno, l'altro idrogeno. Diceva, he oxygen and she hydrogen and their son a devastating fire! E ricordava se stesso, io Trevor, il farmacista, il mescitore di sostanze, morto in un esperimento. Diceva, killed while mixing chemicals. E al di là della sua voce, ricordava, vissi senza sposarmi. E questo è brutto.